Buonasera, io sono Gianni Sirk. Io Fabrizio Goya. Siamo i due registi di My Private Zoo, film in concorso internazionale qui a Castel di Popoli, che sarà programmato questo giovedì alle 18.30. È un film sul mondo delle township, è stato girato in Sudafrica, ma è affrontato dalla prospettiva di un abitante un po' speciale, che è un artista fotografo che noi seguiamo nella sua vita quotidiana e allo stesso tempo naturalmente ne documentiamo l'ambiente, collettività in tutti i suoi aspetti, quindi in realtà è un documentario che parla della condizione post-apartheid, che parla dei sincretismi culturali, che parla più o meno della società contemporanea sudafricana, che come sapete è molto complessa, raduna 9 etnie con le corrispettive lingue e che ha sul tavolo tutti i conflitti ancora non risolti, nonostante il progetto di Mandela, che era quello di riappacificare, di garantire una pace collettiva. Ancora molte questioni sono sul tavolo, devo dire. Basti pensare anche a cosa è successo quest'estate, quando la polizia ha sparato ad altezza d'uomo, uccidendo credo 8 persone. Questo testimonia ancora l'assetto paramilitare con cui si garantisce l'ordine, anche quando a dimostrare sono semplicemente dei poveri neri che stanno reclamando un salario, diciamo, dignitoso, ecco, quindi mi sembra che questa faccia anche molto riflettere su cosa significhi adesso il Sudafrica contemporaneo, che ufficialmente qui da noi in Occidente, in Europa, viene descritto come una delle nazioni emergenti, dove l'economia è radiosa, la democrazia è garantita per molti versi in maniera, non lo possiamo testimoniare, ma avendo vissuto nelle township possiamo anche dire che c'è ancora molto molto da fare. Non so se Ferruccio vuole aggiungere. Poi sì, abbiamo girato il film in bianco e nero anche per evitare le classiche forme del giornalismo, del reportage, e quindi appunto abbiamo cercato di dare anche una prospettiva nostra molto personale a questo film, che è per omaggiare poi anche tutta la cultura fotografica in Sudafrica e poi c'è anche l'intera colonna sonora jazz, sempre per omaggiare sia il jazz sudafricano e anche perché sono state le township i luoghi in cui è nato proprio, sono nate le persone, i musicisti che hanno creato questa nuova forma musicale, esportandola poi in Europa e nel resto del mondo. Per essere sintetici, forse è più un progetto artistico che un documentario stricto senso, cioè nel senso convenzionale del termine. Abbiamo ragionato più da artisti visivi che non da documentaristi in senso tradizionale, quindi il nostro è senz'altro un film che ha una forte connotazione di ricerca e artistica, sia nelle musiche che nel bianco e nero, che nella lingua visiva, e quindi, come dire, venitelo a vedere.